lezioni di politica con gli studenti delle scuole superiori impegnati nella simulazione di una seduta del Parlamento europeo a Palazzo Cesaroni. Ai giovani pare piacciano gli ideali, non convincono invece le istituzioni. Leonardo Gioia. Ragazzi, fate bene a sollecitare la politica e le istituzioni, approfondite, fate le vostre proposte, rendetevi protagonisti della democrazia partecipata e sappiate ascoltarvi reciprocamente. Lo ha detto la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Porzi, salutando i 72 studenti di 4 scuole superiori di Orvieto, Terni e Acqua Pendente che hanno riunito l'Aula Consigliere di Palazzo Cesaroni per simulare una seduta del Parlamento europeo per una mattina a Perugia come Strasburgo. I giovani si sono perfettamente immedesimati nel ruolo di eurodeputati, non senza solennità, i maschi in giacca e cravatta, le donne in stile elegante. L'abito non fa il monaco, ma in qualche modo aiuta a diventarlo, secondo me. Perché vuole diventare parlamentare europeo? Non lo so, però magari un giorno al termine dei miei corsi di studi, chi lo sa. La vita c'ha tante strade. Hanno formato 6 commissioni, hanno relazionato in italiano e in inglese, hanno votato le risoluzioni finali. Io credo fortemente nell'Europa, ma credo nell'Europa dei popoli, non l'Europa delle banche, dei banchieri. L'Europa deve essere sentita dalle persone. Tutto sul modello della vera assemblea continentale, con tanto di ufficio di presidenza. Me la dobbiamo chiamare signorina Tajani? Durante i lavori, collegamento video con l'europarlamentare italiana Bonafè. Vorrei un'Europa più solidale, con magari anche una sicurezza economica, la diversità diventasse un punto di forza, ecco. Naturalmente un'Europa federale è sicuramente più competitivo a livello internazionale e potrà garantire maggiori diritti a tutti.